abbassiamo le luci perché devo raccontarvi una storia un po' triste ma importante. Ciao Mario. Mario è venuto qui per raccontarci la sua storia. Ecco, io sono venuto qui da te perché sono disperato. Io non ce la faccio più. Io sono un capo clan emiliano e faccio riunione. Ecco, sei un po' teso, Mario, però il problema mi sembra che Don Luca non vi segua. Dico bene? All'inizio dell'anno, quando abbiamo fatto il programma della catechesi annuale, io sono andato dal parroco e avevamo fatto alcune cose insieme. Lui ci aveva promesso di seguirci. Tu mi avevi detto, quando ci siamo incontrati, che Don Luca ti aveva abbandonato. È così? Sì, è così. Ma perché? Perché? Forse perché preferisce l'Azione Cattolica? O la CR, come dite voi scout? Sì. Non solo, però. Non solo. È molto impegnato. Ha la parrocchia da seguire. Ha tanti impegni. Quindi non ha tempo, Don Luca. E tu non ce la fai più, giusto? Non ce la faccio più, no. Perché i ragazzi mi fanno delle domande e io non so rispondere. Ecco, che tipo di domande? Per esempio, se esiste Dio o quali sono i 7 comandamenti. Ho capito. Ecco Mario, nei giorni scorsi abbiamo recapitato il tuo messaggio a Don Luca, il tuo parroco. E se la regia gentilmente ci manda il messaggio, così lo possiamo vedere. Don Luca, ciao, sono Mario. Sono disperato, Don Luca. Ho pensato di abbandonare il clan, ma poi ci ho ripensato. Senti, lo so che hai tanti impegni, lo so che ho sbagliato ad assillarti così negli ultimi mesi, ma ti prego torna con noi, almeno in root. Allora Mario, come ti senti? È un po' teso, è la prima volta che vengo in televisione, sono un po' teso. Ecco, Mario, noi abbiamo portato il tuo messaggio a Don Luca. Vogliamo vederlo insieme come ha reagito? Sì, guardiamo. Stiamo andando nella parrocchia di Don Luca a portare il messaggio di Mario.
siamo nella parrocchia del Santissimo Cuore di Gesù. Qui dentro c'è Don Luca. Sì? Don Luca, buongiorno. Don Luca, buongiorno, non Salve. Si spaventi, siamo di Chiamata Capi. Ah, Chiamata Capi. E abbiamo un messaggio per lei, se posso entrare? Prego. Grazie. Venga. Ciao Don Luca. Ciao a tutti. Ok, sediamoci qua davanti alla televisione perché... Ecco, mi preoccupa un po' questa cosa. T'ho portato il messaggio di un ragazzo che conosci molto bene. Si chiama Mario. Mario? Ma lo conosco in che senso? Sì, è un ragazzo giovane. È un ragazzo giovane, sì. Un ragazzo della tua parrocchia, molto impegnato, è un capo scout, lui dice capo clan. Ah, è tra i più grandi allora? Sì, credo che sia l'educatore dei più grandi, ma senz'altro lo conoscerei bene, un ragazzo molto profondo. Hai detto della mia parrocchia? Sì, siamo sì. Sicuri? Sì, 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 della tua parrocchia, della tua parrocchia. È un ragazzo molto profondo che ha avuto grossi problemi e allora ha pensato di mandarti questo messaggio. Se vuoi possiamo già vederlo subito. Ah, va bene, così vediamo di che si tratta. Don Luca, ciao, sono Mario. Sono disperato, Don Luca. Ho pensato di abbandonare il clan, ma poi ci ho ripensato. Senti, lo so che hai tanti impegni, lo so che ho sbagliato ad assillarti così negli ultimi mesi, ma ti prego, torna con noi, almeno in Ruth. Ecco Mario, abbiamo visto il messaggio. Secondo te, Don Luca è venuto? Non lo so, non lo so proprio. Sai che il rituale della nostra trasmissione prevede che lo chiamiamo comunque? Sì. Lo chiamiamo? Sì. Va bene. Don Luca? Mario, Don Luca non c'è. Sembra che questi preti, più che assistenti ecclesiastici, siano degli assenti ecclesiastici. Perdonami la battuta in un momento così difficile per te. Come facciamo? Non so, io... Proviamo ancora, perché lui è molto impegnato, magari... Qualche impegno in parrocchia l'ha trattenuto. Proviamo a chiamarlo ancora. Va bene. Don Luca? Allora Mario, come vedi, abbiamo fatto bene ad avere fiducia perché Don Luca alla fine è venuto. Don Luca, allora, sei disposto a fare l'assistente scout del clan, dico bene, del clan di Mario? È un bel impegno, posso anche provare così a darvi una mano, però in cambio di una vostra responsabilità, soprattutto di una tua responsabilità. Almeno che un pochino di teologia tu riesca a impararla, cosa dici? Può essere possibile? Credo che non sia una richiesta faticosa quella che ha chiesto Don Luca, almeno andare oltre quel catechismo delle elementari. Mario, potresti prenderti un impegno solenne davanti a tutti i nostri telespettatori. Te la senti? Sì, io prometto che imparerò tutte le fermate della via Crucip. Crucis. Grazie Don Luca. Grazie a voi.